vogliate prestarmi orecchio a quanto vi dirò. Una volta il poeta Simonide, che stava cenando in casa di un uomo ricco e nobile, fu chiamato fuori. Egli uscì. Nel frattempo il tetto della casa crollò e tutti morirono sotto le macerie. I corpi maciullati vennero riconosciuti ad uno da Simonide, che ricordava l'esatta posizione che aveva ognuno di loro durante il banchetto. Stimolato da questo episodio, Simonide capì che il senso della vista è il più forte nella fissazione del ricordo. Grazie, Simonide, per aver inventato l'arte della memoria.